Ma intanto mi fa sorridere che Mario stasera sia in versione spin doctor del centro-sinistra. Come hai detto tu, diciamo No, che io. la sinistra ha già abbastanza problemi, come consigliere ne prenderei altri. Poi tu giustamente tiri l'acqua al tuo mulino. Però io sono d'accordo su una cosa che ha detto Secchi, cioè i casi di cui Mi stiamo stavo giustamente preoccupando. parlando. Aspetta, aspetta, adesso arrivo al dunque. La vicenda Rai, la vicenda Consulta non spostano voti su Ma questo, proprio questo è zero. verissimo. Sì, dopodiché tu però hai raccontato un mondo perfetto dove tutto funziona, dimenticandoti per Ci esempio che sono con questo difficoltà. governo, con questa manovra e con il resto, per esempio, i pensionati vanno in pensione molto peggio, molto più tardi, i pensionati votano o hanno votato la Meloni, i lavoratori dipendenti stanno e staranno peggio, hanno votato la Meloni, quindi tu fai bene a dire quanto è bella sta manovra. Guarda, Che non hai ancora letto, ma già non ho sai che detto sarà che è bella, ho perfetta, cioè detto noi che non la possiamo l'aspetto. commentare. L'aspetto, ma hai già intuito in qualche modo, hai avuto una No, sorta di flash forward, hai già visto che è bellissima e ne no. prendo atto. Però è lì che secondo me perderà consensi la Meloni perché ha promesso mari e Appena monti e al detto. suo elettorato non sta portando neanche un fiumiciattolo. E questo è il Allora. punto. Poi lascia stare che il centro-sinistra c'ha i problemi, che ha bisogno di grandi consiglieri, però dire che il centrodestra è così bravo, perfetto e va tutto bene, mi sembra una versione appena agiografica ed edulcorata della realtà. Tutto qua. Professoressa Urbinati.